Buonasera, benvenuti al 13° appuntamento della rassegna Virtuose e Virtuosi in virtuale. Una rassegna organizzata dal Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate. Questo 13° appuntamento cade in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti della donna e per questo motivo si è deciso di declinare questo appuntamento, questo rendezvous ormai consueto, interamente al femminile. Quindi ringrazio il maestro Carlo Balzaretti, direttore del nostro conservatorio, e il maestro Carlo Nones, docente di storia della musica e coordinatore della rassegna, per avermi offerto l'opportunità di introdurre questo concerto, anzi questo doppio concerto, e di intervistare le due protagoniste di questa serata, che saranno Silvia Gatti al pianoforte e Lucia Foti all'arpa. Silvia, se sei d'accordo, inizierei a intervistare Lucia, che è la nostra ospite esterna. E perché dico esterna? Perché Lucia si è recentemente laureata presso il Conservatorio di Como, laureata con il massimo dei voti, la lode e la menzione, e oltre alle cose meravigliose che leggevo nel tuo curriculum, lo stesso maestro Balzaretti mi ragguagliava questo pomeriggio appunto sul tuo esame conclusivo, che è stato particolarmente eccezionale, particolarmente memorabile. Quindi inizierei chiedendoti se ci vuoi raccontare qualche cosa sul tuo percorso in Italia, magari proprio a partire dal fatto che l'arpa non è uno strumento così consueto nella nostra quotidianità, e quindi come ti sei avvicinata a questo strumento e come è nata questa passione. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie mille per avermi ospite con voi. Mi sono avvicinata al mondo dell'arpa quando avevo circa 8 anni, avendo fatto la scuola steineriana a Milano. Ho sempre avuto a che fare con, in particolare, l'arpa celtica, ma in generale con la musica, e vengo anche da una famiglia di musicisti. L'arpa è sempre stato uno strumento che mi ha affascinato, magari ascoltando il concerto di Mozart per flauto e arpa, o anche banalmente la Toccata di Paradisi. Non so, è sempre stato uno strumento che mi ha colpito tantissimo. Dopo un annetto di pianoforte, quindi in realtà ho deciso di optare per la strada dell'arpa. Ho sempre studiato al Conservatorio di Como, dove ho fatto sia il vecchio ordinamento, sia ho concluso appunto nel 2019 la laurea in biennio specialistico di secondo livello. Tra l'altro il mio programma finale, di cui prima parlavi, aveva come figura centrale Henriette Renier, che è stata la maggiore arpista e compositrice donna per il nostro repertorio. Poi ho sempre voluto fare un master all'estero e, avendo fatto anche liceo linguistico, mi appassionava molto questa possibile strada. Ho fatto un paio di audizioni, mi avevano preso anche all'Università delle Arti di Zurigo, ma ci tenevo in particolare a studiare con Gabriella Dall'Oglio, la mia attuale insegnante a Londra, al Trinity Laban Conservatory of Music and Dance. Quindi alla fine ho scelto questo conservatorio, e, avendo anche ottenuto una borsa di studio per le tasse universitarie. Sì. Anticipi quasi appunto la mia seconda domanda, che sapendo appunto di questa tua importante esperienza all'estero, volevo chiederti come ti sei trovata e come l'hai vissuta, considerando, se non ho letto male nel tuo curriculum, che è iniziata proprio forse in un anno un po' particolare per tutti noi, per tutti gli studenti in generale, soprattutto per quelli giovani, diciamo, e magari appunto fuori sede. Quindi, se mi vuoi raccontarci Sì, qualcosa, esatto. esperienza atipica. È stata una situazione abbastanza complessa perché per entrare in un conservatorio nel Regno Unito normalmente
Si possono fare anche late auditions, però normalmente si fa domanda in autunno per l'autunno dell'anno successivo. Quindi io ho fatto l'audizione a dicembre del 2019, ignara di quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Comunque avevo chiaramente un po' di dubbi, ma alla fine ho deciso di partire comunque, soprattutto considerando che da quest'anno, a causa della Brexit, le tasse universitarie andrebbero alle stelle. E ci tenevo, ripeto, tantissimo a studiare con questa insegnante, e l'avevo conosciuta ad una masterclass in Italia. E, diciamo, la situazione non è chiaramente le migliori, però noi da settembre a dicembre abbiamo avuto sempre lezioni di strumento in presenza, musica da camera anche, e abbiamo anche fatto un progetto di registrazione di alcuni brani di un compositore contemporaneo come progetto di classe. Poi chiaramente le lezioni più teoriche sono tutte online. In generale è organizzato abbastanza bene. Poi nessuno si sarebbe aspettato l'avvento della variante inglese e quant'altro a dicembre. Però la buona notizia è che da lunedì prossimo ricominciano le lezioni in presenza come prima. Non possiamo fare i concerti con un pubblico esterno, però comunque abbiamo un po' di opportunità. E in generale mi trovo bene, ovviamente manca un po' tutto il contesto al di fuori degli studi di per sé, perché chiaramente Londra è famosa per tutte le orchestre e le opportunità nel mondo della musica, che al momento è un po' bloccato, ma siamo fiduciosi comunque. Speriamo. E niente, passerei allora la parola a Silvia, chiedendole appunto anche chiedendo anche a lei qualche ragguaglio sul suo percorso, che leggo appunto costellato da tanti concerti, concorsi, masterclass prestigiose, e anche tu ti sei tra l'altro recentissimamente laureata in pianoforte, sei allieva al momento del biennio di pianoforte sempre all'Istituto di Gallarate. Se appunto ci vuoi raccontare come è nata per te questa passione, come si è sviluppata nel tempo e come è stata appunto la tua esperienza all'interno del Conservatorio Puccini. Grazie mille, intanto appunto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Dunque, io in realtà non provengo da una famiglia di musicisti, provengo da una famiglia, si può dire così, di appassionati, ecco. Mio papà è un grandissimo appassionato, tra l'altro, di musica jazz, di progressive rock, rock anni 70, quindi in famiglia io ho sempre ascoltato quel tipo di musica. Il mio primo concerto è stato un concerto di Pat Metheny, quindi il mio primo pianista è stato il Meis, che tra l'altro è recentemente scomparso e anche precocemente, quindi è un grande dispiacere. Quindi io ho ascoltato, diciamo da bambina, ecco, ho ascoltato tantissimo jazz più che musica classica, per poi appassionarmi per conto mio, nel senso da piccola ho iniziato comunque a suonare il pianoforte, sostenuta dalla mamma che desiderato, insomma, farmi provare questo strumento. Lei stessa avrebbe voluto da bambina studiarlo, non ha potuto, però mi ha tenuto nascosto giustamente questo suo desiderio, anche perché è sempre molto rischioso cioè rendere noto ai bambini, no? Il desiderio dei genitori, no? Perché potrebbe nascere un conflitto. In realtà questo non è successo perché sono stata accompagnata molto naturalmente sulla musica, devo dire che è stato veramente un percorso molto dolce, quindi anche abbastanza lento, non nego. E appunto mi sono appassionata da sola, trovando dei CD in casa, mi sono appassionata alla musica di Chopin, di Debussy in particolare. E poi con il tempo ho proseguito gli studi, sono entrata in conservatorio a Gallarate all'età di 13 anni, quindi è da ben 10 anni che frequento il conservatorio di Gallarate e sono stata un'allieva di Miodini e poi appunto di Maria Clementi, che tuttora mi segue al biennio e stiamo proseguendo questo bel percorso e quindi insomma è,
è molto bello avere questo tipo di percorso così continuativo, ecco, in un conservatorio che devo dire a livello proprio di pianistico, ecco, di pianisti si è sempre distinto, e quindi ho sempre avuto veramente dei grandissimi esempi, al di là di Miodini che è stato un grandissimo insegnante, ma anche ricordo Plano, Ammara, Fossi, veramente sono passati veramente tantissimi grandissimi pianisti del Conservatorio di Gallarate, quindi sono molto fiera di questo e insomma continuo il mio percorso lì. E ovviamente mi sono diplomata al liceo classico a Gallarate per proseguire insomma gli studi anche in maniera serena, e quindi adesso appunto ho concluso il primo ciclo, quindi il triennio accademico, con una tesi su Alfredo Casella. Quindi ho approfondito la musica italiana, ma in particolare la musica italiana in rapporto con la musica dei primi del Novecento francese, che mi appassiona tantissimo. Infatti nel programma troviamo anche Messiaen, che è un mio grande, cioè un autore che apprezzo tantissimo. Perfetto, e poi scusa se ti ho interrotto. Sì, sì. No, prego. No, volevo chiederti, so che hai un'esperienza peraltro molto lunga, nonostante la tua giovanissima età, anche di duo pianistico dal 2015, mi sembra, per cui un duo consolidato, direi. Sì, è una storia romantica quella del mio duo, perché ci siamo conosciuti proprio al Conservatorio di Gallarate, io e Gabriele Salemi abbiamo iniziato appunto nel 2015 a collaborare, e poi al di là della collaborazione professionale, possiamo dire così, è sbocciato anche l'amore, quindi è una storia sì, di questo tipo. Comunque sì, abbiamo fatto tanti progetti in duo, tanti concerti, tanti concorsi con dei buoni riconoscimenti, e insomma proseguiremo, adesso non è un periodo facile. Diciamo l'unico vantaggio che abbiamo al momento è che possiamo proseguire anche con le attività online, proprio perché siamo coppia, quindi, anzi conviventi al momento, quindi non abbiamo problemi appunto a fare anche concerti, eventi online, siamo sempre insieme. Bene, allora niente, mi entrerei più nel vivo della serata chiedendovi anche qualche informazione, così se volete raccontare un pochino il programma che andrete ad eseguire. Per quanto riguarda Silvia, so che tu ci condurrai in un percorso che si snoda a cavallo tra XIX e XX secolo, appunto toccando due colonne importanti, direi, come Wagner, una trascrizione listiana, e Messiaen. Se vuoi introdurre appunto i brani che andrai ad interpretare. Certo, il primo brano appunto è una trascrizione di Liszt, e caso particolare perché è propriamente una trascrizione dell'orchestra, quindi non è una parafrasi, e quindi riproduce fedelmente l'orchestra, ed è l'ultimo atto del Tristano Isotta, siamo proprio nell'ultimo atto, e l'ultima aria cantata da propriamente il personaggio femminile, che è Isotta, e quindi questo canto d'amore che dove invoca la morte a seguito della morte di Tristano, quindi è un canto sicuramente estatico, ecco, potremmo definirlo così, perché si abbandona dolcemente alla morte, ecco. Per quanto riguarda appunto questa estasi, ben si ricollega anche ai preludi di Messiaen, che sono dei preludi giovanili, li scrive a 21 anni e vengono presentati pochi anni dopo, quindi è veramente un compositore molto giovane, ma già apprezzato. Infatti le composizioni vengono presentate alla Société Musicale Indépendante, quindi assolutamente un'istituzione veramente importantissima, e vengono eseguite per la prima volta da una pianista donna, da questa Henriette Rouget, e tra l'altro anche la seconda esecuzione sarà di una donna, sarà di questa Bernadette Alexander-George, e quindi insomma sono dei preludi che veramente nelle prime esecuzioni sono riservate appunto a
a pianiste femmine, quindi questa è molto interessante, così come interessante la dedica di Messiaen ad Aguerloge, proprio di questi preludi. Il primo preludio è la colombe, quindi appunto la colomba, ovviamente richiama il simbolo religioso per eccellenza, appunto la colomba, ma non lo richiama in maniera didascalica, così come fa per esempio nel catalogo degli uccelli, ma possiamo dire in maniera molto astratta. Quindi appunto sentirete che è davvero particolare questo primo preludio, e tra l'altro è molto interessante anche dal punto di vista della simmetria, proprio perché abbiamo l'intervallo di quarta eccedente proprio all'inizio, che divide perfettamente in due parti il sistema temperato cromatico, quindi le simmetrie sono di grandissimo interesse per Messiaen in questo preludio e anche in altri preludi e anche in moltissime altre composizioni. Il secondo preludio invece è il Plein Calme, appunto, Lamento Tranquillo, più ispirato sicuramente alla musica di Scriabin, piena di cromatismi, molto caratteristico. E poi l'ultimo invece preludio è un Raffles dans les Vins, che sicuramente richiama la musica invece proprio di Debussy. Ed è una forma sonata molto particolare, ben nascosta, ma richiama proprio anche una forma classica, proprio quella della forma sonata. Perfetto. E appunto sì, come ricordavi, attraverso la dedicataria di questi prelude e le prime interpreti abbiamo quindi ancora una volta un fil rouge che ci riporta alla giornata odierna, appunto, che celebra i diritti della donna. Quindi a me non resta che ringraziarvi moltissimo per questa intervista e augurare a tutto il nostro pubblico e ai nostri ascoltatori buon ascolto e buon concerto.
Thank you.
Tornerei appunto a Lucia chiedendole appunto su questo programma dedicato all'ARPA se vuoi dirci qualche cosa appunto dei brani che andrai a interpretare e eventualmente anche dei compositori, perché mentre l'ARPA è uno strumento sicuramente molto usato in orchestra o per la musica da camera, compositori per arpa solistica non sono magari così noti come quelli per pianoforte o per altri strumenti. Quindi se vuoi raccontarci qualche cosa, penso che possa essere di grande interesse anche per il nostro pubblico a casa. Sì, infatti la stragrande maggioranza dei compositori per arpa è formata da arpisti stessi. Il primo brano che ho pensato di proporre per questa serata si intitola Gitana e è stato scritto da Alphonse Asselman, che è un compositore nonché grandissimo didatta per il nostro strumento, un compositore di origine belga. Che insegnò anche al Conservatorio di Parigi e le sue composizioni sono generalmente ideate a scopo didattico, ma sono molto particolari perché si contraddistinguono per un certo gusto tardo-romantico che tende a creare atmosfere molto suggestive. E, ad esempio, il brano in questione si intitola Gitana, quindi ricrea un po' l'atmosfera dei gitani della Spagna del Sud. E, ascoltando questo brano di 6-7 minuti, possiamo, ad esempio, immaginare una ballerina che danza a ritmo di nacchere oppure. Un altro brano si intitola Ballade e ricrea una sorta proprio di ballata medievale. Il secondo brano che ho pensato di suonare stasera invece è una fantasia su temi da Eugenio Onegin di Tchaikovsky, un'opera molto, molto conosciuta basata su romanzi in versi di Pushkin. Diciamo che questa fantasia si rifà prevalentemente al secondo atto, quindi il tema del valzer compare ciclicamente per tutto il brano, subisce varie elaborazioni e per quanto l'atmosfera sera sia un'atmosfera di festa, si può percepire chiaramente. Il presagio di un finale drammatico. Poi, in ultimo, ho pensato di. Tra l'altro, volevo aggiungere: la compositrice di questo brano è Yekaterina Walterkühne, che all'epoca, parliamo dei primi anni del Novecento, fu una delle prime donne in Russia a diventare una grande concertista, ma anche. Docente di arpa ed esponente della scuola russa. Poi, infine, ho pensato di eseguire la fantasia di Marcel Grangiani, scusi, la rapsodia di Marcel Grangiani, un brano, un caposaldo del nostro repertorio, che, come dice il nome, ha questo carattere improvvisativo, frammentario, ma in verità si basa su un tema tratto da un inno gregoriano che viene normalmente eseguito nel rito pasquale, poiché Grangiani aveva anche una profonda fede cattolica. È molto interessante quindi osservare questa alternanza di momenti. Molto virtuosistici, a momenti decisamente più statici, che ci riportano indietro nel tempo, quindi nel Medioevo, all'epoca del canto gregoriano. Anche Marcel Grangiani, grandissimo arpista di origine francese, ma poi acquisì la cittadinanza statunitense perché insegnò per anni alla Juilliard School di New York.
Thank you.